podcast di quest'anno ha deciso di affrontare un tema complesso, spinoso, ma sicuramente molto attuale, cioè il rapporto che c'è tra movimenti e politica. Politica agita sia individualmente dalle persone, dai cittadini, che politica inteso in senso come politica rappresentativa. Abbiamo quindi iniziato approfondendo entrambi i concetti: che cos'è un movimento, in particolare ovviamente che cos'è il nostro movimento e che cosa intendiamo per agire politico e in particolare agire politico positivo. A partire da queste suggestioni abbiamo chiuso chiedendoci il nostro movimento verso quale orizzonte si orienta, cioè quali sono i nostri obiettivi per i prossimi anni, come interpretiamo la realtà che viviamo, e questo ci stimolerà a trovare degli strumenti politici per realizzare quello che noi vogliamo. Che cos'è la politica per me? È dedicarsi. Dedicarsi per la comunità affinché ciascuno possa avere la possibilità di poter ricercare la propria felicità. Credo che valgano ancora per noi alcune convinzioni fondamentali. La prima convinzione è che la Repubblica è una cosa buona, fondata sulla Costituzione del 48. La seconda convinzione è che non si può praticare efficacemente la Repubblica, che è una cosa buona, senza unirsi. E non ci si può unire, terza convinzione, senza un'aggregazione che lavori continuamente sulla consapevolezza. Consapevolezza degli ideali di riferimento, consapevolezza della tecnologia organizzativa. E quindi, viva la Repubblica, viva la Costituzione, viva l'Unione che fa la forza, che ti permette di stare dentro la Repubblica da protagonista, e viva quell'attività che non può che essere continuativa, di base, di aggregazione, che consente agli individui di essere persone, cioè comunità in relazione, che condivide un pensiero, condivide un desiderio, condivide un'organizzazione e dunque riesce ad abitare efficacemente la Repubblica. Godetevi la vostra gioventù, la mia mi ha portato via la guerra. Voi giovani, voi siete il presente, siete il futuro, voi siete l'avvenire del paese, voi siete chiamati a tramandare nel futuro la memoria, i fatti e la storia. E la storia è fatta di uomini, uomini che hanno un ideale, uomini che hanno combattuto, hanno resistito, hanno sofferto, uomini che hanno pagato con la morte. La libertà dell'Italia, della vostra libertà.